Non so cosa ha funzionato, anche per me è un po' strano perché secondo me abbiamo dei buoni giocatori lì in difesa, però è tutta la squadra che difende e che attacca, quindi secondo me non è solo un domani di difensori, è anche un domani di centrocampisti e attaccanti. Quindi la squadra che ha sofferto un po' all'inizio, adesso cerchiamo di andare più su in classifica possibile, però non c'ho la risposta giusta che perché è andato così tanti gol dentro. È iniziato un po' male per me perché ero infortunato, però adesso mi sono ripreso e mi sento bene, quindi sono pronto a dare tutto per il Bologna, quindi sono pronto e mi sento bene, sì. Sì, secondo me mi sono migliorato tutto fase del gioco perché anche dal punto di vista di prendere responsabilità, perché ho giocato, quindi il mister mi ha dato fiducia, quindi anche su questo lì mi sento che sono cresciuto, quindi su tutte le fasi del gioco, cosa devo migliorare è ancora la fase difensiva, sembra sbagliare meno con la palla, quindi sì, tutto, dai. Secondo me anche l'anno scorso abbiamo sempre fatto bene contro le squadre più grandi, quindi per domenica siamo ottimisti e ci mettiamo in campo, cioè, giochiamo la nostra partita, poi ce la giochiamo. No, sono tutti forti, secondo me possono tutti fare gol, sia Jonathan che Nakatomo che Alvarez, quindi non sono solo Palace che fa tanti gol, anche dalla panchina possono entrare Belfodil che conosciamo, tanti giocatori c'hanno, quindi tutti i 90 minuti devono stare attenti a tutti, dai, che è una squadra forte. E dobbiamo vedere come giocano loro, poi come ho detto prima dobbiamo giocare la nostra partita, magari non preoccuparsi così tanto di loro perché noi vogliamo andare a fare la partita anche, però bisogna stare attenti, però se giocano sulle fasce abbiamo anche noi i buoni giocatori lì, quindi se giochiamo anche sulle fasce. È vero, sono più rapidi di noi, quindi noi dobbiamo avere la furbezza di leggere la situazione prima che succede, dobbiamo sempre cercare di andare in anticipo, se non in anticipo almeno sporcare la palla che non riescono a andare in profondità. Sì, secondo me abbiamo preso un po' più continuità, sia difensori che la squadra è un po' più un base forte, siamo più aggressivi, secondo me possiamo essere più aggressivi e dobbiamo essere anche, e questo secondo me è la parola giusta, dobbiamo avere tanta intensità anche nelle partite che secondo me le abbiamo fatto e la voglia di difendere il nostro gol. No, adesso spero che arrivi prima Natale, come l'anno scorso. Sì, ma si dice sempre che la terza volta è quello fortunata, quindi io credo molto in queste cose, quindi prossima volta vinciamo. No, glielo dico. In Danimarca si dice, quindi la terza volta è la volta di fortuna, quindi sì. Cioè, vogliamo fare bene adesso, ultime 5 partite fino a Natale, cominciando con la domenica, quindi siamo tutti pronti a dare il massimo e tutti carichi per farci vedere.